Via 308 si allarga dopo il lancio della berlina nella ultima parte del 2013 e il successo commerciale e di critica della 308 berlina con il premio di auto dell'anno consacrato a Ginevra 2014, bene, la famiglia si allarga con la versione Station Wagon. Station Wagon che deriva dalla berlina e si fonda sui quattro pilastri fondamentali del progetto 308. Il design anzitutto, puro, chic, elegante. L'esperienza di guida, la driving experience Peugeot, ovvero il volante compatto per dare più piacere di guida, lasciare più spazio per le gambe, con il cruscotto posto più in alto, non lo si legge più attraverso la corona del volante ma al di sopra. È un grande schermo touchscreen da 9 pollici e 7 che, sul quale c'è tutto l'infotainment, tutte le informazioni di bordo e anche la gestione delle utenze, quindi ad esempio la regolazione del clima automatico. Nuovo pianale, le MP2, più leggero di 140 kg rispetto alla versione che sostituisce, e efficienza che poi si sublima con due nuove famiglie di motori, i motori 1200 PureTech da 110 e 130 cavalli turbo benzina, ovviamente già in Euro 6, e i nuovi motori Blue HDI 1600 da 120 cavalli e 2000 da 150 cavalli con cambio manuale o cambio automatico. E infine l'ultima grande qualità che deve avere una Station Wagon, la funzionalità, una vettura che ha una soglia di carico molto bassa per facilitare il carico dei bagagli, un bagagliaio che è il record della sua categoria, 660 litri di capienza.